Prima tappa in Italia, uno potrebbe dire ok, ci sarà la fuga, potrebbe arrivare la fuga, si daranno battaglia negli ultimi chilometri comunque di una salita lunga e nel complesso pedalabile, tranne qualche tratto più duro, però nel complesso sì, lunga e dura, ma pedalabile ovviamente, quella dell'Etna. E invece no, cioè non c'è stato solo questo, ci sono stati colpi di scena, il forcing della Ineos che miete vittime, tra cui purtroppo anche Vincenzo Nibali, giornata nera per l'Astana, veramente nera. Invece Ineos protagonista, Lennart Kemna vince la tappa, Juan Pedro Lopez nuova maglia rosa, Van der Poel che si stacca, ma era prevedibile, insomma, non ci prova nemmeno a mettersi lì a provare in qualche modo quantomeno a difenderla, anche perché con quel ritmo della Ineos. Ma che cosa vuoi fare? Che cosa vuoi fare? Ben ritrovati a tutti in questo nuovo video. Iscrivetevi, campanella, mi piace, ditemi la vostra qui sotto nei commenti su questa quarta tappa del Giro d'Italia. Da Avola all'Etna, si arrivava nei pressi del rifugio Sapienza, quindi si percorreva un versante diverso, una strada diversa rispetto ad esempio a quella che si è percorsa nel Giro di Sicilia. Non molto tempo fa, lì si arrivava a Piano Provenzana, se non vado errato, e quindi tappa di 172 km. Un solo Gran Premio della montagna, prima categoria, ovviamente, quello dell'Etna, più di 20 km di salita, poi gli ultimi, diciamo così, sì, diciamo 24 km più o meno. La salita ufficiale, ecco, ma la strada iniziava a salire già da prima, poi spianava un pochettino, poi risaliva e poi inizia la vera e propria salita dell'Etna, diciamo così. Si partiva da Avola, si andava progressivamente a salire fino ad arrivare agli 893 metri di Bucheri e poi progressivamente si andava a scendere. Poi un po' di tratto, diciamo così, falso piano, pianura, e si iniziava a salire verso l'arrivo. Cosa è successo? Ovviamente nella prima parte di tappa, per quanto riguarda il ciclismo di per sé, cioè per quanto riguarda le azioni in gara, quello che è successo, non è che siano successe grosse cose. È andata via questa fuga che poi arriverà con Lennart Kemna e Juan Pedro Lopez, ovviamente una fuga numerosa che poi pian piano, soprattutto dopo l'inizio, appena iniziata l'Etna, inizia ovviamente a disgregarsi, a selezionarsi, ecco. Quindi questa fuga che va a finire a oltre 10 minuti di vantaggio sul gruppo. Di cui faceva parte ovviamente gruppo Maglia Rosa inizialmente, fino non dico proprio ai piedi dell'Etna, ma poco ci manca, nel momento in cui poi si è staccato Van der Poel. Cosa è successo però nella prima parte di tappa? È successo che Miguel Ángel López si è ritirato, primo colpo di scena, già non ce ne sono troppi di big, se cominciamo così veramente. Speriamo vada bene nei giorni a venire. Però, colpo di scena, ritiro di Lopez. Non è che sia caduto, pare un problema alla coscia sinistra. Si parlava di un problema all'anca che già aveva prima dell'inizio del giro, ma ovviamente tutti sono fiduciosi, a meno che non è un problema grave, tutti questi corridori che hanno determinati problemi sono fiduciosi, iniziano il Giro d'Italia, magari sperando che poi si possa guarire nel mentre, vedendo, testandosi, perché se non provi la gara vera, non puoi capire, non puoi comprendere a che livello sia e di che entità sia il tuo infortunio, magari gli era passato il dolore, eccetera, eccetera. Fatto sta, si stacca Lopez. Si avvicina all'ammiraglia, scende, scuote la testa, veramente tanto, tanto, tanto rammaricato, anche perché nei grandi giri sono più i ritiri che le azioni, che gli scatti che fa, un altro po', veramente tanti, tanti, tanti ritiri, peccato per il pittore, così viene soprannominato, Miguel Ángel López, e quindi che succede? Che l'Astana perde il suo capitano, capitano che diventa Vincenzo Nibali.
Però Vincenzo Nibali sull'Etna causa ritmo forsennato in alcuni tratti della Ineos, si stacca, è uno delle vittime della squadra britannica. Dovrebbe essere britannica, sì, la Ineos Grenadiers, insomma. E quindi giornata nera per l'Astana, flop di giornata questa squadra, purtroppo. Ma oltre a Nibali, chi si è staccato? Dumoulin, poi altri big come Peyo Bilbao, ad un certo punto Almeida, erano andati, cioè erano scesi nelle retrovie del gruppo, quindi sembravano in difficoltà. Insomma, la Ineos, grande protagonista oggi, fa un gran bel ritmo. Ad un certo punto pare che Carapaz abbia dovuto dire anche ai suoi uomini di rallentare, di rallentare il ritmo, forse anche perché per non esagerare troppo. E ci sta anche perché è la quarta tappa, prima vera grande salita. Cioè, fare avete fatto già abbastanza, direi. E andiamo a prendere ovviamente gli ultimi chilometri, andiamo a considerare meglio gli ultimi chilometri. Mi sono appuntato, come faccio spesso in queste tappe, soprattutto per quanto riguarda il Giro d'Italia, perché non posso ricordarmi tutto a mente, sarei veramente non so chi, non so chi. Fatto sta, inizia la salita dell'Etna. In fuga, ovviamente, il gruppo inizia a disgregarsi, inizia a selezionarsi. Scatta Oldani dell'Alpecin, quindi compagno di Mathieu Van Der Poel, della maglia rosa, e ha un gran bel passo. Un gran bel passo, va su regolare, un rapporto non molto duro, ma più tendente all'agilità, e quindi Oldani è da solo in testa. Dietro ovviamente il gruppetto si seleziona, rimangono Van Sevenant, Taramae, Moniquet, Lemrez, credo si legga così, della Jumbo-Visma, c'è anche Juan Pedro Lopez Perez, attenzione a questo nome, avete già capito ovviamente, se avete visto la tappa a maggior ragione, della Trek Segafredo, c'era anche un altro corridore che poi si è staccato, e fatto sta, c'è Oldani che ha 30, 40, 50 secondi di vantaggio su questi qui. Dietro il gruppo è guidato dalla Ineos. Siamo ai meno 10 km. Arriviamo già ai meno 10 km. Ritmo abbastanza forsennato, devo dire, e danni in gruppo. Gente che si stacca e big che soffrono. La fuga numerosa è arrivata ad avere durante la tappa, come ho detto prima, anche più di 10 minuti. Ora siamo più o meno tra i 10 e i 9 km alla fine, a circa 5 minuti e mezzo. La Ineos rallenta un pochettino su ordine di Carapaz ad un certo punto. Mancano 9 km, così il gruppetto formato da Lennart Kemna, attenzione, Mauri Van Sevenant della Quick-Step, altro giovane interessante appunto della Quick-Step, Taramae, Moniquet della Lotto Soudal, Taramae dell'Intermarché, come voleva sì, dimostrare, insomma, l'Intermarché, ripeto, non mi stancherò mai di dirlo, è una delle migliori di questa prima parte di stagione a livello di squadra, soprattutto per la caratura della squadra stessa. E cosa succede? Lemrez, avevo detto, anche della Jumbo-Visma, che poi subito dopo si stacca praticamente, non ce la fa più. E questo gruppetto è a 45 secondi. Oldani viene ripreso. Oldani viene ripreso. Nel frattempo era scattato Juan Pedro Lopez Perez. Va su con un rapporto più duro rispetto all'italiano dell'Alpecin, e questo si vede infatti. La cadenza di pedalata più o meno è quella, ma fa molta più strada Lopez Perez, che va a riprendere e a saltare poi Oldani, ma si vede che Oldani poi è cotto letteralmente, infatti poi viene ripreso dal gruppetto, ma subito si lascia sfilare. E Juan Pedro Lopez Perez ha una gran bella pedalata, devo dire. Ad un certo punto un momento un po' di debolezza lo ha anche lui, ma è ovvio che sia così, insomma. Quindi Oldani nel frattempo viene ripreso, Dumoulin paga una delle vittime del ritmo del forcing della Ineos, mancano poi 8 km, 7 km. Lennart Kamna scatta, indovinate dove? In un tratto dove spiana ed è abbastanza prevedibile perché è un gran passista. Ricordiamo che lui
è accomunato in un certo senso anche a Dumoulin, colui che ho citato poco fa. Perché? Perché entrambi hanno avuto delle crisi, possiamo dire, esistenziali, e era praticamente sparito Kenna dal ciclismo, proprio come Dumoulin. Poi per fortuna, e dico per fortuna perché è uno dei più attivi Kenna delle ultime settimane, si è rimesso in sesto ed è riuscito a vincere la quarta tappa di questo Giro d'Italia, ma era una cosa che era nell'aria, sinceramente, una vittoria al Giro, perché comunque lo vedevi uno dei più carichi. Poi, per carità, sarebbe potuto anche accadere tutto il contrario, però a sensazione, ti dava la sensazione che avrebbe potuto fare il colpo grosso. Poi sull'Etna, insomma, un gran bel successo. Fatto sta, scatta Kenna in un tratto dove spiana, si stacca Taramae nel frattempo. Attenzione che davanti nulla è finito, 40 secondi il vantaggio di Lopez Perez, che sembra avere un'ottima gamba, ma Kenna è veramente lanciato, recupera una decina di secondi, poi il vantaggio si stabilizza. Successivamente, forse per un calo di Lopez Perez e anche per un'altra accelerata di Kenna, arriva il tedesco a 20 secondi. In un tratto dritto, diciamo rettilineo, lo inizia a vedere, e lì anche a livello psicologico, insomma, è tanta roba, perché fin quando non lo vedi, ok, è lì davanti, pensi chissà se ce la faccio, chissà se reggerò. Nel momento in cui lo vedi, hai la visuale sgombera, ti cambia tutto, assolutamente. Poi certo, se stai crepato, che non hai proprio le gambe, puoi stargli anche a 5 metri, ma non ce la fai a tenervi il passo. È ovvio che gambe e testa vanno di pari passo. Mancano quindi 5 km, si capisce, si può intuire che Kenna andrà a riprendere Lopez Perez. Il distacco del gruppo sotto i 4 minuti. Nibali purtroppo ha più o meno poco sotto i 5 km dall'arrivo, si stacca. Anche lui è una vittima del forcing. 2,5 km, sono in due davanti, quindi ripreso Juan Pedro Lopez. I due ovviamente si danno dei cambi, anche perché hanno un interesse comune. Juan Pedro Lopez è davanti rispetto a Kenna in classifica e quindi prenderebbe la maglia rosa, ed è cosa fatta praticamente. In questi casi una legge non scritta, secondo alcuni, dovrebbe far sì che Lopez prenda la maglia rosa e Kenna la tappa. Poi sinceramente però hanno parlato di questo accordo, che si sono parlati. A me è sembrata una volata vera, anche perché poi cosa è successo? Che Juan Pedro Lopez, e adesso lo vedremo, ha avuto un problema all'ultima curva, poi sbatte il pugno, quindi tutto questo accordo non è che ci fosse, secondo me. Però vabbè, sono in due davanti, dietro la selezione è stata importante, in gruppo, circa una ventina, 25 corridori rimasti, ma quando fai un ritmo del genere, veramente, anche su una pendenza al 4%, fai dei danni. Poi se ti chiami Ineos, alcuni uomini di classifica sembrerebbero ancora faticare in questo frangente, quindi siamo negli ultimi chilometri, non succede praticamente più nulla, se non che ultimo chilometro che spiana, si arriva all'ultima curva con Kenna che la fa decisamente meglio rispetto a Lopez che è dietro di lui. Lopez che la prende un po' troppo interna rispetto a Kenna, un po' troppo appiccicati due, e quasi va a sbattergli alla ruota, ha rischiato di cadere, tant'è che slitta, ha un rapporto anche abbastanza duro, infatti poi le prime due o tre pedalate fa fatica e Kenna prende quel vantaggio necessario, ultimo rettilineo, ultimo centinaio di metri, che gli consente poi di andarsi a prendere questa quarta tappa del Giro d'Italia. Poi Juan Pedro Lopez sbatte il pugno sul manubrio, quindi io non ci vedo, ripeto, tutta questa organizzazione fra i due, uno la maglia e uno necessariamente la tappa. Io credo che Lopez, sicuro della maglia, avrebbe voluto vincere anche la tappa volendo, poi magari avrebbe vinto Kenna ugualmente, però avrebbe voluto giocarsela, e quell'errore, l'ultima curva, gli rode e non poco. In terza posizione arriva Taramae, ma andiamo a vedere l'ordine di arrivo proprio sull'app, così almeno rischio di non dire non dico stupidaggini, ecco. Taramae dell'Intermarché in terza posizione, poi Moniquet della Lotto Soudal in quarta posizione,
mamma mia le pubblicità. Poi Van Sevenat in quinta posizione, entrambi a 2 minuti e 12, poi Lemreis a 2:31 e poi cosa succede dietro? Praticamente nulla, non ci sono scatti degni di nota se non nelle ultime decine di metri, centinaio di metri, ecco. Parte la volata, la Ineos, ancora c'è qualcuno della Ineos, quindi questo fa capire insomma la forza di questa squadra. Carapaz è il più fresco e si va a prendere, va a regolare il gruppo, forse con la speranza anche di guadagnare magari un secondino, di fare un buco. Non credo lo abbia fatto. No, infatti tutti segnati a 2:37, ovvero Carapaz, Bardet, Peyo Bilbao, Almeida, Landa, Valverde, Ciccone, Arensman, Hindley, Port, Kelderman, Lucas Hamilton, Sosa, Sanchez, Bookman, Simon Yates e Luke Carty. Per quanto riguarda Simon Yates, ci sono state anche delle cadute nella prima parte di tappa. Tra l'altro, una caduta abbastanza strana con dei corridori che si scontrano con una moto. Poi, se non erro, perché insomma i primi chilometri, la prima parte di tappa non è che l'ho vista così attentamente, però un'altra caduta, se non vado errato, insomma, anche sotto questo punto di vista, una giornata un po' con qualche patema, ecco. Classifica generale, quindi Juan Pedro Lopez della Trek Segafredo, spagnolo, 24 anni, quindi corridore giovane, si va a prendere la maglia rosa alla quarta tappa. Lennart Kemna in seconda posizione a 39 secondi, Tara Mae in terza posizione a 58, Simon Yates a 1:42. Van Sevenat a 1:47, Kelderman a 1:55, Peyo Bilbao a 2 minuti, Joao Almeida a 2 minuti, Richie Porte a 2:04, Romain Bardet a 2:06, poi Carapaz a 2:06. Questo distacco da Yates, ricordiamolo, lo ha accumulato a causa della seconda tappa, della cronometro, insomma. Poi abbiamo Landa, Aresman, Hindley, Carty, Valverde, Ciccone, Pozzovivo e così via. Questo è, ragazzi, che dire, andiamo a dare un'occhiata anche alla tappa di domani, che è la Catania-Messina, di chilometraggio 174 km, quindi simile come chilometraggio a quella di oggi, che è stata di 172. Una prima parte abbastanza semplice, poi c'è la salita, unica salita di giornata, o meglio, unico GPM di giornata, di seconda categoria. Portella Mandrazzi, celebre ormai, i più attenti la conosceranno, si scollina a quota 1125 metri, poi discesa, pianura, un altro strappettino, un altro dentello e si arriva a Messina. Quindi questa è la tappa di domani, magari un'altra fuga, non lo so, però la fuga già è arrivata oggi. Vediamo cosa accadrà. Soprattutto godiamoci Giro d'Italia, sediamoci sul divano. O se potete, andate sulle strade o all'arrivo o alla partenza, dove volete, e seguite il giro, una grande festa, come sempre. Iscrivetevi, campanella, mi piace, ditemi la vostra qui sotto nei commenti. Forza azzurri sempre, anche in giornate difficili, e al prossimo video. E complimenti a Lopez e Kamna.